Gloria al nome del Signore. Altrimenti passiamo alla lettura della parola di Dio, così come la troviamo in Apocalisse capitolo 3. Leggeremo dal verso 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, sicuramente un passo conosciuto per noi credenti, l'ultima delle sette lettere dell'Apocalisse alla chiesa di Laodicea. Ma in modo particolare questa mattina voglio soffermarmi sul verso 20, che sarà il punto centrale della nostra meditazione. È Gesù che parla e si presenta come l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. È Gesù che parla ad un popolo, che ad una chiesa che si trova in una condizione di tiepidezza spirituale. Certamente non sono parole dolci, non c'è un discorso lungo, un giro di parole per arrivare al dunque, ma Gesù, attraverso la spada dello Spirito, la sua parola, raggiunge subito il cuore di questa chiesa. E voglia il Signore raggiungere i nostri cuori anche questa mattina. Ed è un messaggio d'amore, è un Gesù che ama questa chiesa, nonostante tutto, nonostante la sua arroganza, superbia, di ritenersi ricca, di ritenersi a posto. Gesù ama questa chiesa, per questo parla in questi termini, perché queste parole possono fare breccia davvero al cuore, tanto da mutare, da cambiare la posizione spirituale, morale, di cuore di questa chiesa, di questo popolo. E c'è anche una risposta concreta, un segno evidente che voglio condividere con voi. Ed è una bellissima immagine che ne può venire fuori.
Gesù dice: io sto alla porta. Gesù è colui che ha lasciato la sua gloria, si è svestito di quello che egli era, si è svestito della magnificenza, ha lasciato la gloria dove riceveva continuamente adorazione. La parola di Dio dice: per prendersi un corpo, per rendersi servo, ubbidiente al volere del Padre fino alla morte, svuotò se stesso. E solo in questo modo Gesù può dire ancora oggi: io sto alla porta. Perché davvero il Signore si è avvicinato a noi. Non siamo noi che ci avviciniamo al Signore, è Lui che si è avvicinato a noi. E questo amore grande che Dio ha verso tutta l'umanità, affinché per mezzo del suo figliolo Cristo Gesù possiamo raggiungere, e grazie a Dio per noi credenti che abbiamo raggiunto questa meravigliosa salvezza, abbiamo sperimentato la grazia di Dio potente, forte nei nostri cuori, e tutti coloro che hanno fatto il battesimo, il patto in acqua col Signore, hanno testimoniato e testimoniano ancora oggi di aver incontrato Gesù personalmente durante il loro cammino. Amen. È Gesù che ha cambiato la nostra vita e il nostro cuore. Qui non si parla di inconvertiti, si parla di una Chiesa che ha bisogno di ravvedimento, che ha bisogno di prendere una posizione subito. Ecco, io sto alla porta. Ci parla di un'attesa. Gesù è paziente. Non si trova di passaggio. Gesù non è uno che passa, bussa e poi va via subito, immediatamente. Ma questo "io sto alla porta" sta ad indicare, ci dà l'idea di qualcuno che staziona, vero? Di qualcuno che si è fermato, di qualcuno che è lì e sta aspettando, di qualcuno che quasi quasi sta presidiando quell'entrata, quella porta. Noi siamo abituati oggi, in modo particolare, a ricevere così uno squillo del nostro citofono, vero? Adesso ci stiamo abituando con le nuove tecnologie a fare acquisti online. E cosa fa lo spedizioniere? Suona subito, deve darci il pacco, quello che noi abbiamo ordinato, e poi va via subito. Ecco, Gesù non è uno spedizioniere. Gesù non viene a bussare per darci qualcosa. Gesù sta alla porta, staziona, si ferma, perché vuole compiere un'opera meravigliosa, perché Egli ci ama, perché Egli aspetta una risposta da ciascuno di noi. Secondo Pietro, capitolo 3, verso 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni. Gesù non è in ritardo, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Vedete quanto è eccellente la volontà del Signore, quanto è paziente il nostro Dio. Quale grande progetto, visione ha Dio per l'intera umanità? Vuole che tutti giungano alla salvezza. Questa è la volontà per eccellenza del Signore.
e vogliamo ringraziare il Signore perché Gesù ha stazionato sulla porta del mio cuore, del tuo cuore, del nostro cuore. E forse anche di te, anima cara, che tieni ben serrato l'uscio di quella porta. Sappi che Gesù è proprio lì. Io sto alla porta. La parola non si limita a raccontarci di un Gesù che è di passaggio o che bussa. Voglio proprio soffermarmi su questa frase, su questa terminologia. Io sto, io sono presente, io sono qui, io sono qui e sto attendendo che tu compi la tua azione. E poi dice busso. Il fatto che Gesù staziona dietro la porta non è per origliare, certamente, non ha bisogno Gesù di origliare. Gesù sa ogni cosa. Gesù bussa perché vuole entrare. Gesù bussa perché vuole farsi sentire. Gesù bussa per dirci: io sono qui, io voglio fare un'opera grande nella tua vita, io voglio cambiare il tuo cuore, io voglio correggerti, io voglio dimorare con te, io voglio ripristinare questa comunione che è stata interrotta a causa del peccato, della tua superbia. A volte è possibile non sentire il picchiettio di chi bussa. A volte si può essere distratti. Ma altre volte può accadere che non si vuole essere infastiditi. Si vuole rimanere soli. Perché non è quello il momento giusto per essere disturbati, perché ci sono cose da nascondere, perché il momento è proprio meno appropriato di quella visita. Dirà Gesù, Giovanni capitolo 12 verso 46, e voglio legare proprio questo atto che Gesù compie davanti alla porta di questa chiesa del nostro cuore. Gesù dirà: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Ed è proprio quello che Gesù vuole fare e continuare a fare nelle nostre vite. Vuole illuminarci, fratelli e sorelle, con la luce della sua meravigliosa parola. Io sono venuto come luce nel mondo affinché non rimaniamo nelle tenebre. Se al di fuori di quella porta c'è Gesù, se Gesù non è all'interno di quella porta, non è nel nostro cuore, non possiamo essere illuminati, regneranno le tenebre. Se per qualche situazione, per qualche circostanza, forse ci siamo chiusi in noi stessi, al punto tale, forse anche con sofferenza, con amarezza, di non sentire la gioia di partecipare ai culti, di non sentire la gioia di aprire la parola di Dio per leggerla e meditarla, di non sentire il fuoco, la spinta di pregare il Signore tutti i giorni. Gesù è alla porta. Io sono venuto per diradare le tenebre dal tuo cuore. Sempre in Giovanni capitolo 9 verso 39 Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, non sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedano diventino ciechi. Quelli che non vedono vedano. Gesù è venuto per darci la vista, per rischiarare la nostra vista spirituale. Gesù è venuto per aprire gli occhi del nostro cuore. E se Gesù è all'esterno del nostro cuore,
non potrà certamente operare. Gesù vuole fare questo. E credo che tutti quanti noi desideriamo che Gesù possa compiere perfettamente e completamente l'opera sua nei nostri cuori. E mi rivolgo a coloro che non hanno fatto ancora un'esperienza col Signore, che forse a tastoni stanno cercando di individuare qual è la verità, qual è la Chiesa giusta, qual è forse il predicatore più eccellente, qual è la Chiesa ideale. È necessario andare a Gesù, è necessario aprire il cuore a Gesù ed è necessario comprendere che Gesù è quello che compie l'opera di purificazione, di rigenerazione. Una cosa so, dirà quel cieco, io una cosa so, che prima non vedevo, ero cieco e adesso vedo, perché aveva incontrato Gesù. Gesù nell'operare miracoli, e in modo particolare anche a coloro che erano ciechi, Gesù si avvicinava. Vi ricordate quando spalmò quel fango sugli occhi di quel cieco, che alla prima volta vedeva degli alberi che camminavano, poi il Signore gli stese la mano e dopo vide perfettamente. Gesù vuole avere un contatto diretto affinché noi possiamo davvero recuperare la vista. Giovanni 10:10, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Un Gesù alla porta, un Gesù che non viene invitato ad entrare, non può fare alcuna di queste cose. Per questo l'invito è valido per tutti noi e anche per te, anima cara. Io sto alla porta e busso. Sto bussando perché voglio darti la vita e anche in abbondanza. Senza Gesù non c'è vita. Senza Gesù non puoi dire di aver gustato la vera vita, l'essenza vera della gioia, della pace. Senza Gesù non puoi gustare la potenza del perdono di Cristo Gesù, la potenza della giustificazione che si ha per mezzo di quel sangue che è stato versato. Non c'è riconciliazione col Padre. Gesù bussa, c'è urgenza, perché vuole compiere un'opera grande. Fratelli e sorelle, Gesù bussa attraverso la sua parola. Quante volte il Signore ha pazientato davanti alla porta del nostro cuore, quante volte il Signore ha bussato e sta bussando attraverso la sua parola, affinché noi cambiamo atteggiamento, forse rispetto a qualcosa che ci siamo lasciati andare, rispetto a un modo di condurci superficiale, rispetto a, così come la chiesa di Laodicea si riteneva a posto, ben equipaggiata, ricca. Dirà Gesù: tu non lo sai, se non mi fai entrare come fai a ricevere rivelazione? Se mi hai messo fuori alla porta e fai finta di non ascoltare, di non sentire che io sto bussando, e lo sto facendo anche con insistenza. Ma poi c'è un'altra cosa che troviamo in questo verso. L'atto di bussare di solito viene fatto con la mano, vero? Ma qui si parla anche di voce. Se qualcuno ascolta la mia voce. Perché sapete, di solito quando uno bussa, prima inizia con un ticchettio, solitamente. Poi forse con un ticchettio più forte. E poi a volte succede che si aggiunge la voce, ci si chiama, vero? Questo un po' anche per farsi riconoscere, per dire, insomma, sono io, non ti preoccupare.
quando ero ragazzino, delle volte mia mamma doveva fare qualcosa e rimanevo qualche momento in casa, la cosa che mi si raccomandava a mia madre era quella di non aprire a nessuno. Il problema sarebbe stato quando rientrava lei, però la sua voce sarebbe stata riconoscibile facilmente. Ed è questo un po' l'atteggiamento di chi bussa, bussa e poi fa sentire la sua voce. Per tranquillizzare, per dire sono io. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, non ascoltiamo la voce di Dio, non la sentiamo. Non sentiamo il suo interesse verso la nostra vita. Chi è che vuole fare del bene all'anima nostra? Chi è che ci può amare più del nostro amato Cristo Gesù? Chi è che ha così nobili, grandi intenzioni come quelle di Cristo? Giovanni 10:16: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Fratelli, noi siamo quelli che abbiamo ascoltato la voce di Cristo. Ci siamo uniti per fede e abbiamo ottenuto quella promessa che non era destinata per noi. O meglio, così pensavano i giudei o il popolo di Israele. Ma sin dall'inizio del progetto di Dio in Cristo Gesù, egli aveva previsto che in Abramo sarebbero state benedette tutte le nazioni. E la benedizione in Abramo era proprio la venuta di Cristo Gesù. Sarebbe stata estesa la grazia di Dio, non solo al popolo di Israele, ma a tutto il genere umano. E noi abbiamo ascoltato quella voce e ci siamo uniti a quell'unico gregge. Dirà Gesù ancora al verso 27 di Giovanni 10: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le mie pecore mi conoscono. Per questo ho bisogno, ho desiderio di ascoltare la voce di Cristo. Però non per rimanere impassibili, non per lasciare Cristo, ed è questo, diciamo, se vogliamo dare un titolo a questo messaggio, non voglio lasciare Cristo alla porta, non lo voglio lasciare ai margini della mia vita, non lo voglio lasciare distante, separato da una porta. Io voglio sentire quella voce e voglio subito aprire il mio cuore, la porta del mio cuore. Isaia 52: perché quando io sono venuto, perché quando io sono venuto non si è trovato nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno mi ha risposto? La mia mano è davvero troppo corta per liberare, oppure non ho forza di poter salvare? Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E così come ha compiuto la sua opera di grazia verso i suoi discepoli, i suoi apostoli, così come ha dato grazia alla Chiesa di sopravvivere a numerosissime persecuzioni, così come Dio ha provveduto e ha seguito l'opera sua, la Chiesa, con potenza l'ha accompagnata, con la parola di Dio l'ha guidata, così anche oggi il Signore continua a guidare, a condurre il suo popolo. Non siamo il suo gregge, non è egli il nostro pastore. E poi concludo con questa
ultima parte di questo verso. Quando comprendiamo bene che Gesù sta alla porta, che Gesù sta bussando, lo fa con insistenza, sentiamo anche la sua voce. Se noi apriamo, dice Gesù, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Un rapporto di comunione. E questo è quello di cui abbiamo veramente bisogno. Gesù vuole avere comunione con noi. E come realtà di credenti, di Chiesa del Signore, sappiamo che queste promesse il Signore le ha mantenute. È scritto in Giacomo capitolo 4 verso 5. Riflettiamo su questa scrittura. Pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Non sono parole allegoriche quelle di Gesù, sono parole veritiere. Egli ha stabilito che lo Spirito suo santo abbia dimora nei nostri cuori. Non è qualcosa di glorioso, fratelli e sorelle. Diceva Salomone quando costruì un tempio maestoso: può questo luogo contenere la tua grandezza, la tua maestà, la tua presenza, se neanche i cieli possono contenerti? Eppure Dio ha deciso, ha stabilito che il suo spirito dimori nei nostri cuori. Perché affinché questo accada, anima cara, se vuoi gustare la presenza dello Spirito Santo nel tuo cuore, beh, apri quella porta. Io entrerò, cenerò con lui, sarò insieme a lui, avremo comunione. Primo Corinzi capitolo 3 verso 16. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Lo Spirito Santo abita in noi, fratelli e sorelle, nei nostri cuori, perché un giorno abbiamo aperto quella porta e abbiamo detto sicuramente mai più vivere senza Cristo Gesù. Mai più un Cristo alla porta, mai più fare finta di non ascoltare, di non sentire nulla, perché quando Gesù entra, egli trasforma, egli cambia, egli muta. I destinatari di questo meraviglioso messaggio d'amore sono i fedeli e la Chiesa di Laodicea. Una chiesa superficiale, tiepida, che non sentiva nessun bisogno di cambiamento. Ma sempre il credente ha necessità di esaminarsi se siamo nella fede, se Cristo è nei nostri cuori, se Egli regna, se siamo sensibili alla Sua voce, se realmente Egli sta cambiando, trasformando il nostro cuore a sua immagine e somiglianza. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Io sto alla porta, busso. Chi ascolta la mia voce e apre. Ed è questo il punto. È in questo momento che dovremmo dare una risposta. Puoi raccontare quello che vuoi, puoi pensare di non prendere nessuna decisione, ma non puoi smentire il fatto che Gesù è alla porta, sta bussando e ti sta facendo sentire la sua voce. Diceva qualcuno: la maniglia è dalla parte interna, solo tu puoi aprirla. Gesù non forzerà nessuno. Non c'è persona più delicata, più dolce, più sensibile, più indiscreta di Cristo Gesù. E allora
questa mattina, prima di uscire da questo locale, apri la porta. Fa entrare Gesù nel tuo cuore. Fratelli e sorelle, questo messaggio è anche per noi come Chiesa di Rimini. Signore, fa che sia spalancata la nostra porta. Forse ci sono dei disordini, forse ci sono tante cose da mettere a posto. Forse vorremmo dirti: non è questo il momento, Signore. Dammi un po' di tempo, fammi mettere in ordine qualcosina. Signore, tu già sai ogni cosa, per questo bussi, per questo vuoi entrare, perché non siamo noi a mettere a posto le cose, ma lo farai tu stesso, Signore. Apriamo i nostri cuori, fratelli e sorelle, chiediamogli che Egli possa inondarci di una fresca unzione, di una benedizione profonda. Chiediamogli che il Signore possa battezzarci di Spirito Santo, possa rinnovare lo Spirito Santo nei nostri cuori. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Quanto sei paziente, Signore. Quanto sei pieno d'amore, oh Signore. Nonostante tutto, Signore, tu aspetti alla porta del nostro cuore. Alleluia. Quanto è grande il tuo amore, Signore. Meraviglioso tu sei. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Benedici i nostri cuori, Signore. Aiutaci, Signore, a non vivere nell'illusione che non abbiamo bisogno di nient'altro, Signore. Non è vero, Signore, abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno che tu agisca nelle nostre vite, Signore. Abbiamo bisogno che tu metta ordine nella nostra vita, Signore. Abbiamo bisogno che tu distrugga il peccato nei nostri cuori, Signore, nelle nostre menti, Signore. Abbiamo bisogno di stare alla tua presenza. Abbiamo bisogno di stare in comunione con te. Abbiamo bisogno di pregarti di più, Signore. Abbiamo bisogno di salire sull'alto solaio, Signore, perché possiamo ricevere la potenza necessaria, Signore, per predicare l'Evangelo di Cristo Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore.